Siamo ragazzi? Ragazzuoli? Ok, ci siamo. Mi sono visto per un millesimo di secondo per partire la pubblicità. Siamo su Twitch. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Speriamo. Perché non lo so nemmeno io. Delle 18, però per il momento regge l'orario delle 18 e mi torna anche abbastanza bene. Siamo qui su Pisark di nuovo perché oggi c'è stato l'aggiornamento 1.9 e hanno, diciamo, più che altro un aggiornamento di, come dire, sistemazioni un po' delle varie cose, delle varie problematiche che, insomma, qualche buggettina questo gioco ce l'ha, non è che sia perfetto. Ho visto che hanno introdotto l'anti-cheat per il multi che, vabbè, a me al momento non serve. Perché sono in single player, stiamo facendo una serie in single player, poi però faremo anche il multi più avanti, magari anche con qualche compagno. E che stai facendo? Perché hai dato un cazzotto in solitario? Poi dove sei? Ah. Allora ragazzi, quindi hanno fatto l'aggiornamento e hanno messo un bel po' di cose ho visto. Se volete stoppo un attimino qui, ve lo dico perché vado su un'altra pagina che adesso voi non vedrete perché io gli effetti speciali sono effetti speciali miei personali. Allora, praticamente abbiamo l'ottimizzazione, hanno messo l'anti-cheat, poi io ve lo dico in generale, poi hanno danno ridotto ai giocatori di creature selvagge del 25%. Quindi hanno ridotto il danno delle creature del 25%, ottimo secondo me, perché ti ammazzavano con due boccate anche a livello 50 con l'armatura in ferro, quindi insomma. Poi cosa hanno fatto? I semi che scompaiono l'hanno sistemato, questo è un bug che l'avevo visto io, che cioè era già 2 volte che seminavo e 2 volte che mi spariva la roba, e ho detto, boh, non so se è colpa mia perché magari li lascio lì e poi me ne vado. Vanno curati, non lo so, forse non gli arriva l'acqua. No, era un bug. Poi risolto il problema con limiti delle creature tribali dopo essersi trasformati in lupo mannaro. Questo non lo so perché io lupi mannaro ancora non li ho toccati. Poi estinzione delle armi quando si utilizza l'armaiolo. Non mi è capitato. A proposito di sparizione, speriamo che non mi sia sparito niente di risorse perché. Nella versione prima, quando l'hanno aggiornato, mi era sparito un bel po' di roba. Poi hanno risolto un bel po' comunque di cose. Risolto il problema con il movimento dell'intelligenza artificiale per le creature acquatiche. Risolto il problema con il potenziamento del Tyrannosaurus Rex dell'armadillo Saddle. Ah, forse della sella. Ho capito. Problema con l'incapacità del carrello di essere correttamente controllato. Si riferisce al carrello delle con le rotaie, sì. Problema con il danno ora lo sto traducendo in maniera un po' della bacchetta d'ossa irregolare. E zattere che scompaiono in condizioni particolari. Hanno risolto, insomma, poi ci sono tante altre cose. Ora non sto a farvi l'elenco di un'ora. Allora, qui abbiamo praticamente sistemato. Vi faccio vedere un po' di cose nuove che forse l'altro video non ve l'ho fatto vedere. Abbiamo messo qua in cantina. Abbiamo messo il ragnettino che è anche un buon livello perché è livello 27. E il leopardo, che non è un leopardo, è una pantera, credo, qualcosa del genere, livello. Sì, leopardo, livello 53, quindi sono dei buoni livelli. Io l'ho messi qua perché qui abbiamo va sistemato, perché qui mi c'era finito un Trent dentro e mi ha spaccato tutto. Infatti poi ho staccato perché sennò questo mi sfascia tutto. Meno male ha spawnato, è andato via, ha despawnato. E praticamente cosa faccio? Io qua è la fossa dove attiro. Dove attiro i coleoptero, li attiro qua dentro volando, siamo nel bosco magico, e poi invece di ammazzarli io con 1 miliardo di frecce e mezzo, semplicemente apro qui e mando loro. Ed è fatta.
Quindi, secondo me, una mossa molto intelligente, tipo Colosseo, come avevo detto anche l'altra volta, tipo Colosseo di Roma con i leoni. E vabbè, non è un esempio molto bello da fare, però, per darvi l'idea, più che altro per non sprecare 1 milione di frecce tutte le volte. E oggi, in realtà, quello che io volevo fare, fatemi controllare, anzi, non ho acceso il tablet, ragazzi, aspettate un attimo. Perché non mi da una volta all'altra mi scordo le cose io. L'età che avanza purtroppo. Allora, quindi come idea secondo me è abbastanza buona. È un'idea, diciamo, tra virgolette, vendibile, nel senso che se lo volete provare anche voi, secondo me potrebbe funzionare e sarebbe ottima. Quindi quando qui dentro avete un leopardo, una pantera, leopardo. Un leopardo e un ragno qui dentro, invece di ammazzarli voi, aprite qua semplicemente e loro attaccano. Diretto. Quindi potete anche mettere l'aggressività abbastanza alta in modo tale che lo faccio in automatico. E quindi, siccome è una cosa che ho già testato, ora chiaramente se è un 1 contro 2, tipo l'altra volta mi è capitato che me ne sono cascati 3 dentro e ne avevo uno solo, ci ho provato ed è morto terribilmente. Poi qua abbiamo un Velociraptor che sta lì affacciato alla porta. Perché sta lì mezzo glitchato? Scusa, stai qua giù, ecco. Qui tranquillo, tranquillo. Perché vai così lento? Oltretutto, sei pieno? Inventario. Ah, e c'è 3 12 di pelle, che sarà mai? Qui abbiamo fatto il passaggino che... Oh, una talpa, no ragazzi, ragazzi, la talpa mi serve più di ogni altra cosa. Oggi, l'obiettivo di oggi, ve lo dico, io vorrei catturare la talpa, vorrei catturare il coccodrillo gigante, che è quello lì, se riusciamo a prenderla una bestia immane, e il paracer che si dovrebbe riuscire a prendere a livello 50, noi siamo a livello 50 preciso, però la talpa è ottima. Eh no, ci vogliono quelle del... Ho sbagliato io. No. Aspetta, aspetta, ora mi vorrò mica fa ammazzare una talpa. Ho sbagliato frecce, cavolaccio. Stai buono, stai buono. Ci vogliono queste. Aio, 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 mi ha tirato nelle mie stesse trappole, mi ha tirato questo. Dove è andato? Ma è svenuto? Si è auto... Non capisco che succede. Eccolo là. Vieni, che c'è il morbido lì dietro, secondo me. Bello grassaccio. La talpa, ragazzi, è molto utile. L'acqua gli manca tutto, sto povero disgraziato. Tutto gli manca. Ce l'hai un po' d'acqua? No, che ti pare. Oh, allora, vediamo un po' con cosa si porta male. Che io non lo so, io provo a dargli. Non ho una minchia. Ma perché sempre così quando devo fare qualcosa non c'ho mai niente? Non c'ho mai niente quando devo fare qualcosa, mannaggia a me, mannaggia. Allora. Porca loca, porca. Porca mattina, come dice un mio amico. Oh, mi piace porca mattina, voglio di più spesso. Rientrerà nel mio ristretto vocabolario delle parole inusuali. Perché io quando devo fare un qualcosa di questo è importante anche perché con la talpa noi ci andiamo a prendere le gemme magiche, perché le gemme magiche non si trovano solamente uccidendo animali, ma anche nelle miniere. Io qua ho trovato poca cosa, io pensavo fossero diamanti, in realtà invece sono proprio gemme magiche. Però io siccome sono, si dice dalle mie parti che sono un bischero,
faccio sempre le cose, dai, e su e muoviti, morta. Che è successo? Su, qua. Guarda quanti problemi, perché deve fare una cosa rapidamente, stanco, fame, sete, caldo, freddo, ghiaccio, vento, miasma, tutto ce l'ha, asma, miasma, tu, ogni cosa. Perché deve fare una cosa velocemente. E allora, di tutto e di più, di tutto e di più, capisco che non mi ero un attimo, ero un attimo disorganizzato, però se io non l'addormento, quello poi mi va via, è finita. Perché io di talpe ne trovo veramente poche. Ora casca giù. Dai, su. Quanto. Acqua, io qui l'acqua non ce l'ho più perché ho cambiato. Vai, buttati. E non è crepato, assolutamente. Acqua. Posso bere da qui? No. Perché tutto completo. E sono tutti i lavori mezzi fatti che poi mi ritrovo quando ho bisogno. Bevi, su. Dai. Quando ho bisogno mi ritrovo sempre. Dai, allora muori, muoviti a morire e no. E basta, su. Ora quello si riprende perché non ci posso stare 3 ore ovviamente. Ma dai, su, muori, dai. Che poi in questo bioma qui la carne non è che sia propriamente facilissimo da ottenere, eh. Perché ci sono delle creaturine che. Allora. Vediamo qui se c'è qualcosa. Ma mai ci fu, ma mai mandasse bene mezza volta, ci fosse un'anticchia di carne. Eccolo. Grazie per l'iscrizione, l'iscrizione è proprio giusta nel momento giusto in cui muoio. Mi fa piacere. Lollo time, benvenuto. Ti ringrazio per l'iscrizione, proprio mi hai beccato proprio nel momento fatale. Allora, io ho bisogno di carne perché devo prendere quella maledetta talpa che ho già stunnato. Allora, qui intanto io ho sbloccato una bella balestra perché questa è un'altra trappola che ho fatto. Questa è per il coccodrillone. Però adesso non abbiamo. Cioè sono in panico psicologico, quindi. Allora, dobbiamo prendere le bacche perché. Magari vuole la Giulberry, io non lo so cosa vuole la talpa. Oh no, perché la mabocca è finita. Allora, prendiamo le Giulberry, se no proviamo con le Giulberry. Perché qui di carne non è che andiamo tanto fieri qua, eh. Qui c'è un po' di animaletti pericolosi. Non è che siamo proprio. Abbiamo la pistolina che sembra tanta roba, ma poi in realtà. Non è tutto sto granché. Poi dopo qualche, credo dopo 5-6 colpi non la possiamo più utilizzare perché si surriscalda. La madosca in un colpo 10? Ok, va bene, 10 forse gli bastano. Prendiamo qualche Huckleberry in più. Via, veloce, veloce. Non la voglio perdere la talpa perché è essenziale. Ci riempiamo di diamanti a non finire con la trappa e poi scava di 4 cubettini in 4 cubettini, quindi è ottima. Io poi non lo sapevo, dico la verità, l'ho visto in un altro gameplay perché non è che si nasce saputi. Vai. Ecco, questo è il. Poi vi faccio vedere, questo è il carrellino che hanno messo nuovo. Il carrellino. Per la miniera trasportabile, leggermente grandino, ma leggermente. Infatti, poi ora l'ho lasciato per farvelo vedere, poi lo leverò perché proprio non mi lascia. Ma che galleria devo fare? Io questa l'ho scavata tutta a mano e ci sono morto un miliardo di volte qua dentro. Se la devo fare largo quanto il carrellino laggiù, faccio le piramidi sotterranee, faccio la colonia.
Allora, già è senza acqua e non ho riempito la borraccia perché sono anche un po' pirla. Ok, era di qua. Abbiamo il nostro amico Raptor che magari la prossima volta vado via con lui che magari è più veloce di me. E soprattutto non devo correre e non finisco l'acqua in 3 secondi. Dai, però se è una roba allucinante. Allora, ok, sempre là sotto mentite spoglie. Allora, io ti metto la carne e la gelberry. Mangia quello che ti pare. Avrei già la sella. Però vai a gelberry, mi sa. Minchia, quanti ne consuma? Oh, uno al secondo? Mamma mia. Uno al secondo ne consuma questa. Allora, io qua salto. Scusate che adesso si sta vedendo anche pochino, però devo risolvere. Qui a Zulberry non le troviamo ne. Ma perché sempre nel momento meno adatto? Via, 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 che il letto non. Via, via. Dov'è? Ok, non mi ha seguito. Allora andiamo con lui perché sto. Ti muovi? Ce la fai? Non si muove. Allora, lui dice che praticamente ha l'inventario pieno, ma non è vero. La carne? Ti dà fastidio la carne? 10 di carne ti dà fastidio? No. È buggato, ragazzi. Hanno fatto l'aggiornamento oggi e è buggato. Non mi fa tanto piacere. Non voglio parlare male di questi sviluppatori che stanno facendo un gioco, secondo me, spettacolare, perché essendo in accesso anticipato secondo me potrebbe già essere fatto e finito così, perché è veramente spettacolare. Però ragazzi, ci sono dei bug abbastanza fastidiosi per il momento, e comunque se hanno risolto, come ho letto all'inizio live, se hanno risolto quello della farm, che non sparisce più quando piantate i semi, non sparisce più la roba. Già è un'ottima cosa. Cosa che io dovrei aver fatto è che l'ho preparato, però mi mancano i semi. Allora, a sete, a caldo, io gli ho messo la gelberry, ma l'ha finita in 2 secondi. Poi oggi io vorrei tamare il coccodrillone, che è veramente potente, enorme, e il Paracer, se io riesco, che è un animalone blu che è forte anche lui, però è pacifico, quindi penso che si possa tomare non so con che cosa, ma abbastanza in tranquillità. Carne non ne ho perché l'ho data tutta a lui. Sì, che sono un genio. Ah, ne avevo qui le, ma sono proprio. Oltre che, cioè, proprio pirla, oltre il pirla. Io avrei bisogno di cibo. Se mi mangio, cos'è questo? Il narcoberry? No. Mi mangio tutte queste? Mi viene la sciolta? La Gilberry. Per l'intestino pigro. Ah no, mi sono riempito, eh. Ottimo, non le ho mai praticamente mangiate le bacche. Perché non è che mi fidassi più tanto. Beviamo. Chi sta facendo il condotto per far arrivare l'acqua in casa? L'acqua potabile in casa, che non sarebbe male. Se no, tutte le volte riempiamo la borraccetta. Tutte le volte devo fare sto viaggio qui. Questa sarebbe un'uscita di emergenza praticamente. Poi la devo illuminare anche tutta, ragazzi, non ho avuto il tempo off camera. Perché ieri off camera ho avuto poco tempo e ho allargato praticamente la trappola qui proprio per il coccodrillo, e ho allargato l'orto. È venuto anche un bel lavorino, secondo me, non è venuto male. Qui abbiamo il. Questo io non lo attivo perché ho paura che mi si bugga tutto, essendo così grosso. Poi lo distruggiamo.
Quindi per il momento vado a piedi. Poi lo distruggiamo e metteremo quello piccolino. Allora, la Gilberry ce l'abbiamo, tanto la carne mi sa che lui no, non la vuole. Bevi, e questo ogni 3 secondi. Ok, adesso è senza stamina, a caldo. Ma guarda come gli scende, io capisco. Scuse, perché mo. Io capisco che. No, vai nudo, vai nudo. Vai nudo. Viva la libertà. Proprio figlio dei fiori, a caldo uguale, gli scende un po' meno il livello della sete, però mi sciottano qua mo, se arriva qualcuno. No, è lì, porca Eva, ma perché mi stai rompe le balle? Corri, che aspetti? Che ti piglia? Io voglio solo dare bacca a lui, non voglio avere problemi con te. Capito? Le bacca a lui, tieni. Tutte le bacche del mondo ti metto. Mi sa che non ci si fa più. Gli sparo un'altra freccetta. Sentite. Ok. Anche un altro, dai, voglio andare sul sicuro. Non lo voglio perdere. Ma ce ne andiamo. C'è una torcia che non sto vedendo un cappero di niente. No, torce. Cominciamo a mettere un po' di torce. Io volevo mettere. Ulla modosca! Volevo mettere quelle alla parete, mortaccioni sua, mi ha fatto pigliare un coccolone. E poi questo sfonda anche la porta, eh. Ah, ce l'ha fatta! Lo chiameremo, per ora c'è lui ci crepa. Talpi. Guarda, è già lì il maledetto, no, eh. Non me l'ammazzere mica, maledetto infamone. Guarda la talpi come gli dà. Ascolta. Mo. Non si esagera, si esagera, eh. Io sono buono e caro, ma non mi tocca le talpe. Vieni. Anzi, c'ho anche questo. Detto. Talpa, dammi una mano però. Ce l'ha fatta. Mamma no, sto per morire. Una fialetta, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. 8-8-8, bevi, 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 bevi. Per un pelo, guarda poverina com'è concia. Allora, naturalmente non ce l'ho. No, forse ce l'ho. Para, eccolo qua. No, è per il coccodrillo, Sarko, non ce l'ho per lei. Che non era preso in considerazione che riuscivo. Va bene, comunque la Gilberry le lascio un po', magari non 87. Non c'è il comando per splittare in questo gioco. Non gliele volevo lasciare tutte. Quando le ritrovi 87. Si magni. Allora, fai una cosa. Mi segui. Stai attento alle trappole qua, perché ci sono. Mamma mia, sto vedendo una secchia. E vieni dentro. Con calma, non ti fare male qui. Vieni, vieni.
Vieni dentro la porta. No. Come lo posso spingere qua io? Allora, queste se io le distruggo. Tanto ci va sopra, sul sicuro. Posso spingere? Vai! Vai, no. Ecco, poi questo non ha fatto nulla finora, si è mosso adesso. A bloccarmi il passaggio. Ma fai schifo. Ma che. Ti posso escatolare? Vai. Tanto sei buggato, sei inutile. Ah, me l'ha distrutto? Ma non lo volevo distruggere. Ah no, ce l'ho qua, ok. Se te vieni, se no ti scatolo anche te e poi ti rimetto dove serve. E non vorrei che si ferisse alle trappole. Vieni dentro. No, 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 c'ho le trappole, ma no, c'ho te. Allora, se io faccio così. Ah, tra 2 minuti. Non ti posso cavalcare perché non ho la sella. Se stai qui è pericoloso. Faccio? Questa mi ci muore qua perché va sulle trappole. Tra 1 minuto e 51 lo posso scatolare. Devo portare per scatola. Altrimenti qua devo spaccare tutto per non farcelo finire sopra. E poi rimetterò. Vieni qua, vieni qua. Guarda, dritto di qua, vieni. Vieni! Sì, però si ferma, scusa. Ma mi vedi dove sono io? Guarda, si sta danneggiando da solo. Vieni via di lì! Vieni via di lì, per favore! Ma guarda che situazione! Ma poi sempre là queste situazioni assurde. Allora, demoliamole tutte. Questo ci muore. Io non so se essendo mio gli fa danno ugualmente oppure no. Rallyger, benvenuta. Allora, io non so, magari è mio, essendo mio non gli fanno danno. Però nel dubbio, se lui venisse dentro, per favore, che è pericoloso fuori. Ma qua, ma. Io capisco che se è una talpa non sarà il massimo dell'intelligenza. Così, entri così. Non voglio spaccare tutto. Sì, va bene, mi ha dato una. Ma perché vieni là? Vieni qui. Vieni, su. Oh, non ci passa perché magari. Io già ho visto là degli occhi. Sbrilluccicosi, oh, io ti lascio lì, sai che c'è. Fai un po' come ti pare, eh. Vieni, vieni, se non vai, vieni. Accendiamo sta torcia. Se ho un po' di legno. Anche troppo. Vai. Oh, che bello, un po' di luce. Che in realtà io avrei anche il caschetto da minatore, però vedo che. Madosca, questa non è mia, eh. Però è un po' grossetta. Essere mia. Voglio accendere tutto. Basta, mi sono rotto. Vai. Basta con questo bugiume. Altre 100. Ci avevo. Vai, tutto. E lascio acceso. Il brutto è che ti consuma perché adesso serve, però poi quando me ne voglio un po' tutte le volte accende, spenge, accende, spenge. Un po' brutto, insomma. Ma dov'è? Ah no, il carrellino è laggiù. Ok. Posso
Poi sistemiamo anche la cosa del carrellino. Andiamo a fare la sella per la talpa. Andiamo a scavare con la talpa. E poi, se abbiamo tempo a questo punto, perché la talpa è un pochino più importante. Poi voglio vedere a questo punto anche se hanno veramente sistemato la farm e non sparisce più la roba, i semi e cose varie. Anche qui l'ho messo, ma non ho finito la legna. O il legno. Come si dice? Legno o legno? Il raptor era carino, mi è dispiaciuto, a parte che è sempre lì. Però tanto si era buggato, era un po' inutile. Tanto chissà la talpa cosa avrà combinato. Forse era meglio che dicevo non mi seguisse, perché magari per seguirmi si è fatta ammazzare. Viva la positività. Ok, beviamo. Perché non ho portato l'acqua in casa, è così. Riempiamo la tanicuccia. Che la tanica è carina, però la borraccia è carina, però il problema è che ci bevi solo un paio di volte. Ci vorrebbe qualcosina, o almeno qualcosa che disseta, tipo, ne so, noci di cocco. Te bevi l'acqua del cocco e ti disseti, così, random. Che non sarebbe male, senza dipendere da niente. Allora, carne mi serve, però ecco, adesso mi manca il legno, perché sono una mente stupefacente. Prendiamo un po' di legna, se no adesso sto morendo di fame. Quanto ho mandato con due alberelli? 21, va bene. Tutti, tutti, vai, vai. Almeno un paio che mangio al volo. Che comunque mangia anche tanto, perché mangia un paio di bistecche, eh. Cioè, per sfamarsi totalmente. Tutte le volte mi sbaglio. Per sfamarsi totalmente un 4 bistecche servono. Non bisogna farlo di nuovo così, perché tutte le volte mi sbaglio. Allora, intanto che la carne cuoce, noi ci facciamo la sella. La sella, però come si chiama lui? Io però ero convinto di averla già fatta da qualche parte. Ma questo è l'ottero, questo è il leopardo. Allora, facciamo una cosa, prendiamo le pelli. A questo punto, che tanto serviranno sicuramente. Prendiamo anche un po' di cheating. E andiamo a vedere, però a sto giro ci vado con l'Optero, tanto lui sarà dentro la grotta, sperando. Vai, quante ce ne ha? 4, va bene. Ma sì, dai, lascia acceso. E a prendere l'Optero che sta in cima. Allora, qui per il momento sembra che non mi è sparito niente, perché l'altra volta all'aggiornamento mi era sparito praticamente tutta questa robettina qua, tutta tutta tutta, era piena di roba. Soprattutto avevo tantissimo rame e ce lo siamo salutati, e ferro pure. Ok, questo oggettino qui, ragazzi, non ho capito a cosa serve. Thunder Magic Stone Essence, lo dovremo scoprire. Però al momento non li posso anche fare, perché qualche gemmetta ce l'ho, eh. Abbiamo l'Optero livello 76, che è un signor livello per un Optero.
Che fai? Che è venuto mezzo. È pieno anche lui. No, non ci credo, sono tutti buggati. Non ci credo. Vieni qua, vieni qua. Non ci credo, sono tutti buggati. Oddio, lui un po' di roba però ce l'ha. Fammi un po' vedere. Non ci credo. Ah no, forse no. Cosa? Sì, prendiamo. Eh no. Eh no. Merda, sono tutti buggati, tutti. Questa non ci voleva. Con l'aggiornamento nuovo hanno buggato tutti gli animali. Quindi io lo converto e provo a... Lo prendo, lo converto e provo a farlo rinascere, non lo so. A questo punto, mo sono pieno io. Se è così è abbastanza drammatica la faccenda perché non posso utilizzare niente. Allora. Lui sì, se lo uso non l'ho mai fatto, eh. Ok, lui rinasce. Come se nulla fosse. Gli mettiamo la sella. No, questa è la sua. Vediamo un po'. Non cambia. Poi può darsi che magari sono pieno anch'io, eh. Cos'è che ti... Non ha niente adesso, come fai a dire che è pieno? Dal mini pannello mi dice che è vuoto lo zaino e se c'è molto sopra è pieno, però forse è il mio zaino. Proviamo un attimino, perché forse è il mio che gli dà fastidio. Proviamo a buttare un po' di queste robette qua. Sì, tanto questa ce l'ho. Vediamo un po'. Qui suonano in continuazione. Manco fosse un convento. Allora, il frigorifero sarà che pesa come un macigno. Vediamo un po'. Sono sempre pieno però, eh. Ok, sì, molto probabilmente ero io allora. Allora anche il velociraptor ero io. Colpa mia. E comunque è sempre lentino, eh. Non c'è tutta quella velocità che c'è di solito. Quindi il peso influisce il peso dell'animale, ma anche il peso mio. Cioè, non lo sapevo in realtà. In realtà io pensavo se sei pieno non, praticamente non va. Cioè pensavo che andasse a... Ma non mi rompere. Allora, dov'è la nostra grotta? Guarda, leopardina, vieni, vieni, che tanto ti butto qua dentro, eh. Vieni. Micio, micio. Oppala. E ci sono amichetti tuoi, mo, che ti aspettano. Anche ragnettino. Però io adesso... Basta con questa roba. Oh, quanti ce ne Veleno, 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 veleno. Allora. Te vai qua. Riposati. Non mi seguire. Ok, disable. Allora, lui è, come si chiama? Io vorrei sapere il nome suo. Vorrei sapere il nome suo. Vabbè, intanto ti converto perché qui tanto è pericoloso. Tanto non mi serve qua. E lenta mamma che... Io non capisco che un priore non riesca a liberarmi della roba. Non è che ci abbia poi... Tutta questa enormità di roba addosso. Magna che tanto è sicuramente sempre fame. Allora te mi servi qua dentro. Anzi, in realtà non mi servi nemmeno qua dentro, mi serviresti... Mi servirebbe... Nella prima base.
nel primo bioma dove sono spawnato, a dire la verità. Però qui ci sono un po' di gemmette. Quindi io qui ti richiamo. Ma io voglio sapere il nome suo. Talpio, capito, gliel'ho dato io. Però il nome suo. Ah, lo posso fare anche di nuovo subito volendo. Ok. Qui allarghiamo un po'. Voglio che lui lavori tranquillamente. Non voglio che si glitcha contro qualche parete. Fortunatamente, ragazzi, il discorso del peso era un problema mio. Oh, carbone. Carbone qua ne troviamo abbastanza poco. Tappiamo a posto, buttiamo tutto quello che non ci serve. Cos'è? No, questo voglio buttare via. Non so quanto pesi, ma sicuramente poco, però questo pennello qui, via, poi lo rifarò magari, no? Allora, io vorrei sapere per lui come cavolo si chiama lui. Vediamo un po'. Io a lui non ci avevo pensato perché comunque l'avevamo cercato nella live precedente, non avendolo trovato mi sono dedicato ad altro. Beard, Belzebufo? A caso? Vedi, potrebbe anche star bene Belzebufo come nome. È un po' bufo. Anche un po' belge. Ah, questo è l'arpione per la balista. Anche questi vanno fatti. Ci vuole il ferro. Vedete, questa è la balista che è sbloccata a livello 50, quella che ho messo vicino alla trappola. E questa è l'arpione per la balista, ma ci vuole tantissimo ferro. Io ferro non ce l'ho, purtroppo. Allora, vado un attimino a vedere sulla wiki a questo punto, perché non è che mi voglio fermare così. Vediamo un po'. Non lo trovo perché io scrivo talpa e non si chiamando talpa. Non si chiamando talpa. Non me lo trova. Come talpa scavatrice, sì, però c'ha il suo nome. La talpa scavatrice. Aio, scusa, non volevo. Non gliene può fregare di meno, non mi ha capito. Ehi, Alessandro! Vabbè, dai, non ti preoccupare, lo facciamo domani. Io oggi non l'ho portato perché ho detto lo voglio fare insieme a lui. Da me non ha senso, no? Così poi mi dà anche qualche direttiva. Comunque, capita, cioè, va bene. Allora, dato che ci sei Alessandro, ti sfrutto un secondo. Io devo fare la sella per questa talpa scavatrice, però lui non c'è, il suo nome non è talpa, naturalmente. E non capisco, non so il nome che ha lui. E non sapendo il nome suo, non so
non so quello che gli va. Cioè la sella che va a lui. Ah, sella che va. Allora, forse ho capito, vediamo un po'. Io vedo se magari c'è semplicemente talpa in inglese. Può darsi che è quella. Anchilo non è. Hippocampus non è. Argentavis non è. Paraser non è. Sarco non è. Va trovata. Terrorbeard no. Questo no. Diceratopo no. Raptor no. Anche perché l'ho già usato il Raptor. Questo no, il Parasaur non credo sia il Parasaur. Vediamo un po'. Può darsi che va forte anche nel Workbench. Non va fatto qua. Che potrebbe essere anche probabile. Raptor, Triceratopo. Gigante Clevmole, vediamo un po' se me lo trova. Io cercavo no, molto probabilmente nel workbench l'ho fatto. Può darsi anche che non l'ho sbloccato, eh. Teste lì, mi segui? No. Vediamo un po'. Ok. Tanto abbiamo l'Optero qua su, si fa anche presto. Oh, c'è anche, sta anche nevicando oltretutto. Allora, andiamo a casa, andiamo a vedere il workbench. Se è venuto Alessandro giusto giusto. Meno male che abbiamo i consigli di Alessandro. Comunque ragazzi, vi avviso che a breve sul canale avremo anche Ark, grazie a una fantastica donazione di Alessandro, inaspettata, e a questo punto lui è obbligato, a questo punto sicuramente faremo una coppa insieme, perché a questo punto è obbligato. Poi vedremo. Io l'ho provato un attimino perché in realtà anche l'avevo visto, però non l'avevo mai provato perché lo volevo sempre comprare, e poi tra una cosa e l'altra non l'ho mai preso. E devo dire che graficamente è veramente bello. Ha una bella grafica, nonostante che quanti anni ha già, un po' d'anni, credo più di un anno anche. Raga, finalmente è veramente bello. Allora, vediamo un po', forse qui. Qui c'è un paio di selle da fare. Vediamo un po'. No, qua non ci sono selle. Bene, perfetto. Quindi o non l'ho sbloccato. Il gigante non mi dà nada. Così. Nada, niente. Ogni tanto mi esce fuori una parola. Il pachi non è. Il pachi non è. Parasaur non è, Piomia non è, ora guardiamo tutte, vedrai salterà fuori qualcosa. Vediamo un po'. Troni, non ci sono paragoni.
torni, non so, torni Boar. Non credo l'ho mai visto. Oppure l'ho visto e non ci ho fatto caso. Chitasauro non è. Carbonemis non è. Oppure non c'ha. Cioè, può darsi anche che ci sia la sella, non abbia il nome, ma abbia il nome di un altro e va anche su di lui. Potrebbe essere anche quello. Magari non c'è proprio il Giant. La sua proprio personale. Perché ho altre qui, vediamo un po'. L'Optero. E se non è, è un casino trovarla. Belzebufo. Secondo me, a me questo Belzebufo, Ippocampo, Procopton. A me mi ispira questo Belzebufo, non so come mai. Argentarius, Sarco, Paraser, Stegosauro, Capul. No, questa sembrava una sella, ho detto Capultosauro, che cos'era? Non leggo anche quello che non c'è. Megalodon o Megalodon? Armadillo. Non lo so, non lo sto vedendo. Manta, addirittura, manta. Qui roba industriale, quindi non c'è regola. Il Fari, questa è per tutte le creature magiche, ma la talpa non credo sia. Quindi niente ragazzi, quindi a questo punto mi informerò perché non lo sto vedendo. Può darsi benissimo che non ci abbia una sella col nome suo, ma col nome di un altro. Belzebufo è una rana, allora non è. Allora, proviamo ad andare un attimo sulla wiki, perché sono testa dura, mi dispiace fermare un pochino la live, però Belzebufo, mi garba il nome, mi è rimasto in testa. Allora, vediamo un po' Magic. Vediamo un po' cosa esce fuori, eh. Allora, Magic Mole Saddle. Ok. Livello chiesto è 30, quindi ci siamo. Vediamo un po'. Quindi Magic, allora è una sella magica. Quindi qui allora la troviamo a questo punto. Io pensavo fosse una creatura normale. Livello 30, quindi sarà per qui allora. Però qui non mi dà. È questa qua. È questa qui, ragazzi. Abbiamo trovato. Mamma mia, che fatica. Che fatica, Magic. Perché devo scrivere. Devo scrivere di mortacci sua. Ecco cosa devo scrivere. Il copper, ma ce l'abbiamo. Meno male che Alessandro mi dà sempre la dritta giusta. Se no, qui ci si, per me ci si stava 20 anni che dipendeva da me. Allora, quindi, perché vai a sapere che è Magic. Oh, ne faccio due perché non me la voglio più ricerca. Basta, faccio due così almeno. Siamo sicuri. Svuotiamo un po' lo zaino perché non sto più camminando nemmeno sdraiato. Le pelli ne ho preso 1,5 milioni per fare la sella, non servivano. Carbone, legno, carbone qua. Il frigorifero lo possiamo mollare per e come qui ci sarebbe ogni cosa al suo posto, quindi molliamo un po' di roba per favore, tubazioni, tanto adesso non mi metto a fare queste cose qua. Dobbiamo fare anche uno squignetto con tutte le, vai, sì, mettiamo via tutto. E vabbè, sta roba qui.
sempre pieno. Ma che cos'è? Ma cos'è che pesa così tanto? Cosa sarà mai questo che pesa? Non è che c'ho poi così grandi cose. Posiamo anche le mettiamo qui che è vuoto. Allora, Raptor ce lo lasciamo. Il sarco e il Polacer ce lo lasciamo. Questo al momento lo buttiamo qui. Ok. Ma le selle forse pesavano così tanto, mi sa. Allora, andiamo su. Andiamo finalmente a sellare questo. Mamma mia che fatica. Perché era Magic. Ok. Io pensavo fosse. A parte che io credo che tutte le creature che si stunnano con le frecce magiche sono magiche. Però io che sia una talpa magica. Sembrava una talpa gigante, punto. Tutta sta magia io non ce la vedevo, vabbè. Quindi credo che tutte le creature che si stunnano fondamentalmente con le frecce magiche sono magiche. Che era anche abbastanza logico, ma io le cose logiche devono essere sempre complesse, sennò non mi tornano. Là, mettiamo qui tranquillamente, chiudiamo perché qui le sorprese non finiscono mai. Mettiamo questa maledetta sella. Vai. Oh, il glitch sul tetto, perfetto. Scaviamo un attimino il tetto, voglio fare le cose. Ecco, che è successo? Ma perché sono? Che dove diavolo? Ma dove diavolo sono? Aiuto! Niente, ok, allora. Lui scava di 4 blocchi in 4 blocchi. Il problema che scava solo verso il basso. Vedete? Davanti a lui va un po' sistemata anche questa. Davanti a lui non riesce, maledì, questa cosa qui che. E questo è abbastanza. È ottimo, perché quattro blocchi per scavare sono ottimi, si fa molto meno fatica, specialmente per fare i tunnel, però non va a dritto lui. E vedete questo, ora se riesco a farvelo vedere, vedete quell'elemento, questo elemento qua? No, a mano non riusciamo a scavarlo. Ci vuole per forza la talpa. Per questo sono gemme magiche. Io pensavo che le gemme magiche si potessero prendere solamente uccidendo le creature magiche, invece no. Si prendono anche scavando. Ora qui le abbiamo solamente quelle blu. Però sei un po' un pollo. Ah, però. Oddio, mi è andata in testa, poverino. Possiamo anche usare il piccone. Si vede, gli sviluppatori hanno capito che era un po' un casino. Hanno detto, mettiamoli il piccone in mano, perché sennò non si muove più. Quindi. Aiuto, sto sceso, sto anche crepando. E io chiamo gente a caso. 1, 2 e 3, vai. No, sbaglio. Ok. Vedete che no, quello davanti a sé non lo prende perché lui va sempre verso il basso. È un po' una fregatura fondamentalmente. Perché qui c'è un sacco di gemme. Non posso lasciar qua, no. Quindi bisogna. Mannaggia, è veramente poco gestibile. Purtroppo. E qui sto glitchando, non so cosa sta succedendo. Quindi usciamo. Perché poi questo luccicume? Perché è magico? Ok,
allora a lui bisogna fargli molto spazio. Molto spazio e bisogna. Ecco, bisogna crepare, perché crepando si agevola la situazione, capito? Lui scava più felice. Fai gli armadi, tengono più roba dei forzieri. Sì, guarda, ce l'ho qua un armadio, Alessandro, però poi ci metterò piano piano. Ci metterò la robina. Ne ho fatto uno per il momento. Allora, il Velociraptor è. Ok. Allora, Velociraptor, l'Optera è rimasto laggiù. Quindi, io distruggo anche questo qua, che questo qui è praticamente il carrellino della miniera, quello, cioè quello base che è quello piccolo, e c'è questo qui che è leggerissimamente più grande. Siccome è totalmente inutile, perché non posso fare una galleria a 20.000 metri per 20.000 metri per far passare questo carabottolo, noi lo distruggiamo, anche se magari conterrà un miliardo di roba. Però non si può, cioè, io non posso scavare una galleria larga 2 miliardi e mezzo per 2 miliardi e mezzo di cubetti, perché già questa mi è costato sangue, sacrificio e parecchie ore off camera. Quindi ragazzi, la talpa è molto utile per prendersi le gemme fondamentalmente. E io la talpa non, in realtà non mi serve nemmeno qui, ma mi serve nella prima base, perché nella prima base, poi adesso ci andiamo. Dove sto andando però? Ma anche sono. Se ogni tanto mi perdo. Che è che sono a continuazione, ragazzi, oggi? Capito. Allora. Ah, ma come adesso due qua sono spawnati? Ma che mi prendi in giro? Cioè, tutta sta fatica e poi mi spawnano due in casa? Così? Ma allora siete proprio fetenti. Ma allora siete proprio fetenti. Non posso nemmeno fare niente perché non ho la roba dietro. Mi fai passare. Cioè, fare tutto un casino per andarmi a prendere questa e poi in casa che mi guardano tranquillamente. Allora, prendiamo tutto. Quindi, questo poi lo prenderemo. Io adesso, siccome qui non ci voglio crepare un'altra volta, lui lo mettiamo in cassetto, nel cassettino. E la Madonna, mi ha riempito di nuovo questo. E tanto a me quello blu per il momento non mi serve, mi serve più che altro quello rosso per quello verde. No, quello verde. Quindi possiamo trovare un altro. Livello 13,46. Aio, aiuto! Ma che falcetto, non il falcetto. T'azzarda più, sa. Vabbè, tanto sto crepando di nuovo. Non voglio crepare! Aiuto! Non voglio crepare, va bene, allora ascolta, lasciamoli là. Cerchiamo di tornare indietro il prima possibile. Ma anche rotto una gamba, o un osso in generale. Che vado sempre ben organizzato nella miniera, ho sempre tutto. Perché io in realtà lui, io lo volevo portare dalla parte di là, perché di là ne abbiamo un monte di diverse qualità. Quindi oggi in realtà volevo fare tutt'altro, come al solito. Io mi metto degli obiettivi quando faccio la live. Volevo prendere il coccodrillo, volevo prendere il paraser, volevo. Oh, è autoguarito, meno male. Volevo fare un monte di cose, poi alla fine succedono sempre 3.000 imprevisti, non riesco mai a fare quello che voglio. L'unica cosa certa di questo gioco è che si muore.
Accendiamo qualche lucettina. Non sarebbe il momento, però. Dai, eh. C'ho un po' di legno? No. Non c'ho niente. Si è rotta la gamba un'altra volta, così. D'amblè. Ho fatto tre passi correndo. Ok, la morte è alle porte. Vabbè, tanto il letto dovrebbe essere spawnabile. Qui ci mettiamo il carrellino così almeno non corro più, anche se il carrellino non funziona benissimo perché spesse volte quando fa le rotaie fanno la curva mi butta fuori. Perché ma non ho pagato il biglietto fondamentalmente, sicuramente è quello. Quindi la prima curva approfitta del controllore distrattamente mi butta fuori. Magna. Buttati. Non morire, bravo. Bevi. La borraccetta, ma era piena la borraccetta, sì. Bene. Morivo di sete con la borraccia piena, perché giustamente si vede il giocatore, si vede anche queste cose qua. Allora, io vorrei portare il nostro amicone di là. Quindi, la strada, devo prendere questa strada qua, bevi per l'amor de Dios, bevi. E non morire per favore. Ok, bevete anche l'ultima pozione. Vai. Questa è un'uscita di emergenza perché abbiamo la zatterina qua. Quindi cerco di arrivare alla zatterina più velocemente possibile senza correre troppi rischi. Voilà. Controlliamo che abbiamo tutto perché poi non vorrei arrivare là e magari ci manca quello che ci serve e poi devo ritornare. Voilà. Era un po' piantata però. Spero di non morire di freddo perché se muoio qua è un dramma. Perché se la riprende la zattera in mezzo al mare. Non ci morire per favore. Ma gira però. Girare. Ecco, la zattera col nuovo aggiornamento non l'hanno sistemata. È abbastanza inguidabile e anche l'effetto. Chi è questo? E anche l'effetto suo, mamma mia, che anch'io però scelgo sempre il momento migliore per andare via, eh. Ecco, ogni tanto lui lascia un ricordino. Quelli che verranno in futuro ci si dovrebbe fare comunque, anche perché non è lontanissimo e come si vede insomma sembra un po' che scivoli un po' sull'acqua, non c'ha una, è un po', diciamo, va un po' secondo me sistemato. Questa è una cosa abbastanza bruttina del gioco secondo me, cioè sembra proprio che scivoli del ghiaccio, no. Ecco, sì, però dove mi sto perdendo perché io non vedo niente. Questo sta defecando a continuazione, che secondo me non è un buon segno. Dove devo? Non ti incagliare, frena. Questa già fa, l'ha mangiata ora. Vai. E si è incagliato. Dai. Purtroppo a nuoto. Potevo andare anche con l'optero, giusto? Non c'ho. Perché non ci ho pensato? Sempre per fare cose più difficili del normale. Ovvio. Ecco, questa è la mia prima casa nel primo bioma. Ecco,
Mi sono spawnato. Freddo, fame, sete, tutto, vai. Foggia. Voilà, la serra che è vuota perché era buggata. Così vediamo se l'hanno pure sbuggata. Magna. Allora, tutto ben illuminato come potete vedere. Allora, andiamo giù con la talpetta. Anzi, tra l'altro ce l'ho pure, non la uso, perché sono anche un furbone. Oh, bene. Anche qui è scavato un bel po', eh. Non come di là, che di là è una roba abbastanza pianificata, questa no, diciamo, questa è proprio scavare per scavare. Scavare per trovare. Però sono andato abbastanza giù, profondità. Ah, la qualità di questo oggetto è uguale ad Ark. Allora è fatta di proposito. Cioè, è proprio voluta. Oh, non mi lasciare a piedi. È proprio voluta. Ecco, queste sono tutte gemme magiche. Guardate quante ce ne sono. Ancora scendendo più in basso. E qui ce n'è veramente una caterbata. Quindi io qua aprirei un gocciolino per far spawnare la bestiola, che sennò si glitcha in ogni dove. Ecco. Anche se è abbastanza complicato, io spero sicuramente ci sarà un altro metodo più avanti, più efficace magari utilizzando la benzina, perché la benzina adesso, diciamo, ci ha sbloccato l'abilità per farlo, però ci manca un elemento, che sono i barili di petrolio che si possono sbloccare a livello 55. Quindi fino a livello 55 abbiamo roba che va con la benzina, ma non possiamo fare la benzina. È abbastanza anche frustrante come cosa, però. Questo che cos'è? Quarzo, che quarzo ce n'ho a stravendere. Via. Sì, comunque c'ho top SLD, sono quelli che mi pesano. Vai, salta. Mettiamolo verde. Il verde che fa le frecce. Mi sembra che è quella del vento. Non vorrei sbagliarmi. Ok, sopra comunque è già un po' scavato. Bisognerebbe partire da qua su, però. Per il momento voglio prendere questi verdi. Ok, io la farei spawnare qua. Allora. Usa. No, è questo. Metto la sella, tutto a posto? Ti è piaciuto il viaggio? Tutto tranquilla, non è che mi muori, mi tocca rifare tutto, no, eh. Allora, indietro, 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 ecco, indietro, no, sì, verde, però ha già girati, girati, non si gira. Brava. È abbastanza incasinata, comunque non è proprio la cosa più pratica del mondo, però aiuto, carotto, per il momento è l'unico sistema, perché con il piccone di ferro già non ce la facciamo. Credo che fino a livello 55 bisogna arrangiarsi un po' così. Le azzurre le abbiamo anche di là, c'è un po' di viola. Comunque ne dà una, io pensavo ne dasse un pochino di più a blocco, 4-5 a blocco. Una a blocco solamente?
mi ero illuso. Qui ce n'è un po' di arancione laggiù in fondo. No, tutto questo è rame. È rame. Ce l'hai davanti agli occhi. Va bene. C'è sempre un po' di verde. A me più che altro al momento uso, facendo le frecce, interessa il verde. Vai. Fatto. E anche il viola, che il viola mi sa di una roba un po'. Il blu ne trovo abbastanza perché c'è anche di là. Quindi il blu non c'ho tutta questa. Allora, vediamo un po'. Potevo tenermi la torcia anche sopra la tappa. C'è rimasto un po' di blu, che va anche bene. Tanto io una talpa la lascerei qua. E poi bisognerebbe fare in alto. Andiamo un attimino a vedere in alto. Prendo, no, questo non mi interessa. Questo non mi interessa. C'è anche un po' di carbone. Quindi, meno male che posso saltare bene in alto. Andiamo un po' su. Su c'è un po' di rame. Poi c'è questo qui giallo, c'è un gocciolino di verde. C'è un gocciolino di verde, però proprio poco poco. Vediamo un po'. Se sono due quadratini soli, quattro quadratini soli, lascio perdere. Se sono di più, vediamo un po'. Sembrano solo questi quattro quadratini. Va bene, comunque la lascio giù io, tanto non credo che muoia di fame. Drop, voglio controllare se lei ha bisogno di, non vorrei che, di solito io ho visto che anche se noi gli mettiamo cibo non muoiono di fame. Ora non so, magari con l'aggiornamento. Io non vorrei rischiare, io farei una cosa del genere. Diciamo così, almeno siamo sicuri. Siamo sicuri che, tanto io credo che si possa fare tutte le volte che vogliamo, sta cosa qui, non ci sono limiti. Ok, credo, così almeno non c'è il rischio che muoia di fame o qualcosa del genere, perché io qua non è che ci vengo molto spesso. Ormai sto più dalla parte di là perché c'è il bosco magico e mi serve il materiale, cioè l'obiettivo è quello di fare i materiali magici fondamentalmente. Ora se qui ci sono, ma perché? Perché? Stop, scendi, maledetto. Che scherzi sono questi? Poi dipende, magari scavando si trova altro materiale. Cioè io vado dove trovo, fondamentalmente. Vediamo, non mi butta di sotto, guarda, sto bello attaccato. Poi non voglio prendere tutto, anche perché mi è già capitato che con l'aggiornamento ho perso un bel po' di materiale. Avevo tipo un, ma fermati, scendi, stop, scendi. Ah, che pazienza però, eh. Ascensore. Prossima volta metto la scaletta, perché no.
Ah, quindi c'è il piccone per le pietre magiche. Ma molto probabilmente si sbloccherà più avanti. Perché io pensavo che il materiale magico si raccattasse con gli attrezzi a benzina, perché ci sono degli attrezzi per scavare a benzina, e ho detto molto probabilmente no, 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 ma perché? Dov'è il problema? Può darsi anche magari su una quest, ma non credo che sia con una quest. Non so se si sbloccherà più avanti. Allora, dove picchio? Perché sto fermo immobile? No, vaffanculo, non è possibile. Stop, scendi. Ok, fermati. Mollami. Andiamo. Mi sa che mi sono ingrassato, non ci passo più. Prima ci passavo tranquillamente. Attimi di tensione. Ok, abbiamo fatto. Vedi che sono queste qua. Sono due trivelle. Questa è la trivella a mano, questa non so precisamente come funziona. Però credo che la metti al suolo e poi questa va a scavare, non so, ora precisamente. E pensavo che si rompissero con questo. Ora se c'è un piccone manuale livello 30, oh, vediamo, magari mi è anche scappato, come mi è scappata la sella del nostro amicone. Intanto noi lo mettiamo, c'ho una cassettina libera, lo mettiamo accanto al concime con la sua, non posso. No, me lo porta appresso. Che brutta cosa. Me lo devo portare appresso. Se io invece me lo metto. Ma che è l'acqua questa? Che figata, non c'era prima effetto dell'acqua. Caruccio. Allora, io ti spalmo qua, che ti spalmo qua, io ti butto qui. Ti spalmo qua. Sperando che nessuno ti faccia fuori, perché qui una volta mi è già successo, avevo due triceratopi e tre ptero. È arrivato un dragone e praticamente me l'ha ammazzati tutti, semplicemente. Un po' che non mi deve seguire. Non essere aggressivo, non temerà con nessuno. Qui che cosa c'è, eh? Carne marcia. Ti metto, ma io non le volevo mettere tutte. E la madosca chi è? Ah no, ok. Quindi te la Gilberry ce l'hai, fine esaurimento scorta. Qui non c'è niente. Qui poi dovrò fare anche il tetto. Lo faremo. Boom, vediamo. Qui abbiamo un po' di semi, li piantiamo al volo. Sì, però volevo la Gilberry. Perché voglio provare anche se mi va l'orto. Quindi noi abbiamo il falcettino. E vorrei piantare in arcoberry a Gilberry, che sono. Lei cosa ci fa qui? Che ha parcheggiato in doppia fila? Mi sembra che abbia parcheggiato su marciapiede. Allora,
Abbiamo anche lo i chitirsauro, i chitiosauro, ma comunque non dovrebbe essere cattivo. Se cattivo non risponde. Va bene, lasciamolo in pace perché non gli avesse da girare pinne. Sì, vediamo anche se funziona, se hanno veramente sistemato la farm, la serra. Lo fa nella magica. Ah, forse ho capito qual è. Ho capito allora. Che c'è un oggetto, ora te lo faccio vedere. C'è un oggetto che non capivo bene cos'era. Però non ho gli elementi, mi manca, vuole una cosa particolare, non ce l'ho. Però ora che l'hai detto, ho capito quale può essere. Però non è proprio così intuibile se uno non lo sa. Allora. Tanto Talpi sta lì, livello 31, se nessuno dall'alto gli rompe le scatole sta lì tranquilla. Proviamo a seminare un po' di gibelli, più che altro per lei. Quindi ce l'ha. Qui ho provato a fare un po' una cosa veloce, però credo che sia molto poco, perché dovrebbero alimentare con l'acqua 3 cubetti. Quindi in realtà non è grande cosa. La vorrei fare dall'alto, però dall'alto, no, anche sfonda tutto qui, dall'alto. Poi ho paura che se no ci mette magari degli alberi, perché di là vorrei metterci anche gli alberi magici. Magari non crescono perché si trova nel mezzo questa roba qua. Quindi bisogna un po' vedere, capire anche un po' come funziona. Allora, Narcoberry e Azulberry, il resto per il momento, il resto l'utilità non la trovo, quindi tanto è per fare una prova. 1, 2, 3, 5, 6, ma quindi ne ho solo 3. Mamma mia, proprio poca roba. Ok, vediamo un po' se qui c'ho qualcosa. Azuberri, Narcoberri, proprio pochissimo. Tutta roba la buttiamo qua. Gli alberi non importa perché tanto non. Questo è importante, però va capito come piantarlo. È una pianta magica, eppure questi, però bisogna capire bene perché qui dice, se non mi sbaglio, che vuole il terreno scuro. Non so se era questo. Io avevo letto una roba sempre di un seme magico che voleva il terreno. Mi era sembrato che volesse il terreno scuro, che si trova nel bosco scuro, che è anche qui vicino. Qui vediamo un po', sempre sta roba qui tra i piedi, oh. Via. Ok. Allora, intanto depositiamo anche un pochino di questa robetta qui, che vedete un po' mi ero messo anche da parte scavando sotto. Questa, tutte le robe magiche le porto di là io. Un po' di carbone invece mi serve. Polvere a sparo, vabbè, tanto anche questo mi serve, mannaggia. Mi serve veramente parecchio questo invece. Il ferro, di là il ferro non ne ho trovato veramente niente. Però siamo più pesanti di prima a questo punto. Io volevo lasciare un po' di roba, invece mi è attaccato a prenderla. Anche il flint di là non è che ce ne sia tantissimo, eh. Ok, vabbè, le pellicce le possiamo anche lasciare qui, anche se di là ne abbiamo un bel po'. Insomma, sì, né benissimo né malissimo.
Abbiamo un po' di selle varie. Va bene, dai, lasciamo qui come stanno le cose. Va bene. Che magari a fine live torneremo a vedere se è cresciuto qualcosina. Quindi. Io tanto vado a depositare le gemme, che è una cosa abbastanza importante. La talpa la lasciamo qui perché qui la talpa non spawna, cioè qui non la trovi. La trovi solamente di là. Lì abbiamo visto che alcune volte ci spawna in casa, quindi al limite ne facciamo un'altra di là. Però di là c'è solamente quella blu per il momento, non c'è grandissima cosa, quindi non ho già messo il più che altro la verde per fare frecce. E il resto poi vediamo come sfruttarla. Ah, giusto, devo vedere il piccone. Poi il piccone, tanto la workbench magica ce l'ho anche di là. Vediamo anche di là. Comunque, che è successo? Ah, minchia, c'è la fine mappa. Se il mare è blu, la barra è blu e io non ci vedo più. Cioè, non vedo, cioè si vede male alla fine del mondo qua. Qua si incaglia ovunque. Comunque stavo dicendo il mare. Ah, perché poi sto sbagliando anche di qua. Minchia, quanto sarà grosso quel pesce lì. Il mare è anche ben popolato, eh. C'è il pesce lanterna, ho visto il pesce palla. L'ippocampo ancora non l'ho visto, che dovrebbe essere a metà tra un cavallo e insomma, una roba un po' strana. Ce n'è parecchi comunque. Poi vedete che c'è tutti questi occhi rossi in basso. Poi un giorno conquisteremo anche il mare. Quindi per il momento abbiamo conquistato, vabbè, il primo bioma, che è semplice, però comunque va conquistato perché si muore anche lì. Abbiamo conquistato il bioma del, ormai, dai, lo possiamo dire, abbiamo conquistato il bioma. Vabbè, lo metto qui, non è vicino all'uscita, però chi se ne frega. Eccolo, il paracel è mio! Lo voglio! Con questo distruggo il mondo. Come ti amo io, caro fanciullo. Con le azzurberry ci vorrà 20 anni e mezzo per tamarti con le azzurberry. Ok, allora te non sparire. Non ti nascondere dietro un albero perché poi non ti si vede più, da tanto che sei piccolo. Noi andiamo prima a depositare. Rappro, aiuto. Andiamo a depositare la roba perché qui se si crepa. Eccolo, maledetto fame. Lo sapevo, io lo sapevo. C'è sempre un rompipalle. Che è lì che ti aspetta. Quando sei bello carico, quando sei mezzo vuoto, non ti caca nessuno. Quando sei bello pieno di roba, c'è sempre quello che ti aspetta. All'uscita. Al velociraptor! No, il velociraptor, l'optero, cavolo! L'ho lasciato di là! Poi c'è tutte le combinazioni, no? Sei pieno di roba, ti attacca quello, crepi, l'optero non c'è perché l'ho lasciato di là. Allora, voilà! Guardate che agilità! Questa, ma perché vi siete tutti abbardicati così? Non capisco. State a fare. Oddio, ma cosa che ci fa? Ma cosa ci fai qui, maledetto infamone? Ma chi ti vuole? Perché? No, tienila. Mamma mia, meno male sono entrato qui io.
Cioè, io ho preparato una trappola gigantesca dove è andata a finire nella serra. E sei proprio con fame, eh. Io l'ho già visto che è lì che gironza, perché poi questi sono maledetti perché fanno la ronda. Allora, se lui arriva io scappo di qua, boom, salto pure di qua. Tutte teorie che poi andranno in front. Tu. Ma chi si sta pestando? Corri, 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 corri. Vai, 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 non ti voltare. Si stanno pestando, non so chi, non so come. Prova, io sono curioso. Non è che mi sta spaccando tutto, sto figlio del... Ma ha spaccato tutto! Qui il vetro, ragazzi, non lo possiamo fare, è inutile. Qui il vetro non lo possiamo fare. Qualsiasi cosa fai in vetro, perché faccio tutto in pietra? Fai un'antichia fatto in vetro, te lo sfondano. Ora lui è giù. Io qui non ho altre entrate di riserva. Però me la faccio un'entrata di riserva. E ti frego. Perché l'intelligenza umana, se riesco, ecco. Allora, depositiamo sta roba maledetta. Tutto complicato, tutto complesso. Vai Alessandro, ti ringrazio. Va bene Alessandro, ti ringrazio. Magari ci sentiamo domani se ci sei per fare arco insieme. Se ti va. Se no, facciamo anche dopodomani, insomma, quando sei libero. Va bene? Ti ringrazio per la visita comunque. Allora, depositiamo. Depositiamo le gemme che sono. Anzi, le gemme le possiamo mettere nell'armadio che ci stanno anche. A parte che sono poche. Mettiamo le gemme e mettiamo anche questi qua che ci starebbero bene. Allora, tutte. Così facciamo anche il conto di quelle che ho. Perché io sinceramente non lo so. Allora, 91 di quelle rosa. Thunder Magic. Rosse 29. Cuore magico che mi serve pure, quelle del vento per fare le frecce, 20, 20 sono un po' pochine, speravo un qualcosina di più, buttiamoci anche queste, va via. Le selle le mettiamo giù a questo punto, poi qui ci sposto tutta la roba magica, vai, così. Poi faremo tutto armadi come ci ha consigliato il nostro amico Alessandro, così siamo tranquilli. Una di queste selle me la lascio perché non ce la posso mettere. Una di queste selle me le lascio perché se c'è sempre me lo vado a sfondare. Un altro. Poi nell'orto va sistemato perché anzi mo giù c'è questo qua. E che gli racconto io? E un po' di frecce ce l'ho, però se gli metto quelle per addormentarlo non credo che servano quelle magiche. Dove è andato? È uscito? Mi sa che è uscito, eh? Allora, qui bisogna rifare tutto, levare tutto il vetro, perché qui si hanno sfondato la porta. Sti infami. E non è la prima volta che me la sfondano. Tartaruga lì in bilico, ma va bene, tanto tartaruga no. Posso fare un po'. Ecco, un po' di semi in tranquillità. Allora, anzi, mi serviva, ma vediamo se c'ho sempre un po' di. Voglio prima di chiudere la live, ragazzi, voglio tentare
Raccogliamo. Voglio tentare di vedere almeno cosa gli serve per essere tamato. Credo che si tama come il triceratopo. Perché stunnarlo non ci voglio pensare minimamente, perché ci vorranno tipo 1,5 miliardi di frecce. Ecco, me ne basta anche poche, tanto che... Eccolo qua. Se mi fate la cortesia di non uccidermi a gratis. E voi la Zulberry, carino? E voi la Zulberry? Guarda cosa ti... Guarda cosa c'ho per... C'ho le caramelline. Piacciono? Diventi mio amico? Mi sa che non vuole raggiungere. Ah no, devo aspettare. Sì, vuole la Zulberry. Eccolo che magna! Che ganzo! Ma con te, ascolta, con te faremo il devasto, caro mio. Conquisteremo questa zona qui, sarà nostra. La zona boschiva, quella magica, sarà nostra. La zona desertica sarà nostra, capito? Sarà tutto nostro. Guarda, questo è un famone. Con una zampata lo schiacci. Questa attacca? Sì, già mostra i dentini, i 3 dentini che ha. Qui per tamarlo ci vorranno 1 anno e mezzo, ragazzi. Comunque con le Azulberdi dovete avere il livello 50. Magari non vi faccio vedere tutto il timing di lui, perché... Ascolta. Basta. Basta rompermi le scatole, basta. Ho capito, sono avvelenato, ho capito. Dammi respiro, dov'è? Dai. Se questo qui gli sono dietro e mi caga in testa, mi ammazza. Questo credo che sia molto meglio del Brontosauro, eh. Non so a che livello ci voglia il Brontosauro, ma secondo me molto più forte, anche se non c'è stato, anche lui è pacifico, è bipolo. Sì, però cavolo, quanto ci vuole? Perché se andiamo di questo passo, caro mio, muoio di vecchiaia io prima di averti tamato. E poi dove stai andando? Non andare troppo in là, che io non sono abilitato, non ho la patente per andare fino a là. Ma non è possibile che non hai fame? Uno stomaco così... C'entro io dentro il tuo stomaco 2 o 3 volte, no? Perché non le vuole? Dai, chi è? Mani. Vabbè ragazzi, qui è lunga e complicata, mi fa l'idea. Bravo, mangia. Ma quante ti voglio bene! Ma quante ti voglio bene! Poi dove lo metteremo lui? Dunque, qui bisognerà fare spazio e fare un hangar, come c'è da praticamente di là, perché è l'unica. E fare un hangar enorme, come l'abbiamo fatto, come c'è di là. Quindi qui liberare tutto. Ci vorrà una, però ci vorrà 1,5 tonnellate di legno. Dico di legno perché o in pietra anche. E sinceramente non so se ne vale la pena, perché anche lasciarlo fuori lui non penso che abbia problemi di sorta. Perché è che gli va a rompere le scatole? Io non lo vorrei mollare, però ragazzi, ma questo è... ci vuole un'ora. Ma se io te le metto in saccoccia e te le mangi quando ti pare, non si farebbe prima. No, eh. No, altro no. Te le metto in saccoccia, te quando ti pare mangi, siamo amici come prima. Qui ci vorrà un centinaio da Zulberg, non fa l'idea.
Che poi un colosso così che mangia le bacchine dell'Azulbergo. Dovresti mangiare tipo 700 tonnellate al giorno. E secondo me saresti anche un po' stitico. Vai. Oh, ci proviamo ragazzi, dai. Oddio, ce n'è un altro. 19, tech livello 6. Vabbè che non ti mollo più. 33, no, mi è andata anche bene, dai. Non ho visto il livello per l'emozione. Ma almeno ti ho già tamato un quarto, non ti mollo più. 21, perciò qua che... Zulbepi. Non mi hanno ancora attaccato, eh. A parte lo sputacchino lì. Bravo, mangia, mangia, caro, mangia. Mangia, mangia. Mangia tutte le bacchette che vuoi. Non ti preoccupare. Che lo zio Bob. Lo zio Bob. Te le porta tutte. Non ti lascia senza bacche. Vieni carino, vieni. È anche carino oltretutto, eh. Cioè. Da questo Odontosauro 100.000 volte meglio questo. Bravo. Donna, e questo cos'è? Donna, femmina. E questa è femmina. Mi fa anche le uovette. Ci mangio un mese con l'uovo suo. E il narcoberry. Che mi sembra sempre. Siamo a 24, ok, ne abbiamo ancora 24. Non vorrei girare libero come un fringuello perché non mi sento libero come un fringuello in questa zona qui. Ora con gli angolo possa accadermi qualcosa. E poi voglio controllare una cosa al volo. La sono rimessa l'armatura, sì. Okay. Anzi, vi faccio vedere mentre siamo qui, tanto è giorno. Ma quanto è figo questo, questo casco qua. È un casco di lava, credo si chiami. Lava helmet. E l'ho provato nel bosco, nella live precedente che abbiamo fatto, se l'avete vista poi, tanto la posterò anche su YouTube. E praticamente l'ho trovato in una quest nel bosco magico e dovevo come quest tamare un leopardo, quindi diciamo difficile fino a un certo punto perché me l'ha data anche, l'ho trovata anche nel momento giusto in cui potevo tamare, avevo fatto tutte le trappole che potevo tamare. Certo, se la devo tamare a mano il leopardo non l'avrei mai fatto anche a livello 50. Ci vuole un bel po' ragazzi. Aiuto. La zampata era vera, questa ero già all'ospedale con tutte le ossa rotte. Se non spiattellavo. Però giri per favore con una spada a mano che nel momento del bisogno magari due colpi di... Siamo a metà ragazzi. Quanto è un quarto d'ora che ci siamo dietro? 10 minuti, un quarto d'ora. Forse in 20 no, magari in 20 minuti ce la facciamo. No, forse anche di più, mezz'oretta. Meno male che non ti schiaccia.
Io ho già la sella del Palaser, perché stavolta mi sono organizzato, magari non ce l'ho dietro perché l'ho lasciata in casa, però perlomeno non me la devo andare a cercare come controllerata Alfa. Bevi 17. Dove vai? Dove stai? Non fa giri strani, che io non sono autorizzato. La dai? Ma io la dai o non la dai? Perché no, poi la dai. Rimettiamoci la lucettina. Devo capire anche l'utilità di questo elmetto, perché in realtà non l'ho capita. Non credo sia solamente un discorso protettivo. Credo che sia anche proprio un discorso di farci un qualcosa. Potrebbe darsi che se uno ha tutta l'armatura può magari entrare dentro la lava. Non lo so. Non vedo la grandissima utilità, però non lo so, magari dentro la lava c'è qualcosa di particolare. Un mondo a sé. Secondo me con lui c'è ragni, leopardi e ora se dobbiamo dire magari ti raggiungo un grifone, io ho paura di no, non lo so. Magari un grifone no, roba volante magari no. Drago no, assolutamente, perché il drago penso che sia uno dei più forti. Poi nel deserto in realtà ci sono anche minotauri, giganti. Bisognerebbe vedere se il Trent, con un Trent ce la fa. Sarei curioso. Lui comunque ha sei, cosa sono, testoline di tirannosauro, non lo so, comunque ha sei testoline. Bisognerebbe andare a vedere il Trent quanti ne ha. Io ho paura che magari se io non vorrei, ecco, perché non vorrei magari mi scappasse un colpo di accetta per sbaglio e mi gioco tutto, diciamo così. Anzi, mettiamo anche un po' di luce in più. Levo le dita dal mouse totalmente, perché io sono bravo a farmi scappare il dito sul tastino. Su questo sono un fenomeno. 15 azzurberdi, 18, ok. Credo che magari bastano pure, perché siamo quasi in conclusione. Non andare laggiù, non andare laggiù. Non voglio perdere il timing, per favore. Una volta che sia gentile questo gioco con chi ci gioca, per favore, un pochino. Un po' di fortuna. Perché a lui non l'attacca nessuno, è quello che ho visto. A me mi attaccano tutti. Un passo suo sono 20 mia. Io di notte. Cos'è? Oddio, ha fatto rumore, mi so cagare addosso. Dai che ci siamo quasi, dai. Io non vorrei crepare e poi magari non trovarlo più. Dai che ci siamo. Dai, dai, dai che penso che con tre ce la facciamo. Una. No, forse anche un po' di più di due. Dai, su. Su, sei fantastico. Ti creo la villa, ti creo la villa personalizzata. Qua c'è la piscina con la vasca in oro zecchino. Oh, eccolo il fetente maledetto. Guarda,
Ma come si impegna pure? Oh, strozzone. È uno fa lo strozzo. Oh. E ce n'è anche per te, maledetto, via. Oh. Una volta tanto mi vendico, eh. Non è per cattiveria, ma a un certo punto anche un santo te l'avrebbe data. Levi per favore armi, manuali. Sto soffrendo come un dannato. Dai che ci siamo. L'ultima bacca. Forse nemmeno. Dai. E sto giro lo metto anche aggressivo, deve menare tutto e tutti. Dai, l'ultima bacca, su! Grande! Come lo possiamo chiamare? Boh. Possiamo chiamare Billy il bello. Il bello, amato da uomini e donne. E vado a prendere subito la sella, caro mio. Che bello, il mio primo paraser, che bello. Yuhu. Sono contento. Non mi segue però, non mi caga di striscio. Ah no, mi segue invece. Bugia. Allora, entriamo dall'entrata rapida. Non mi sfondare tutto, tesoro, perché sennò portiamo già male. Allora, eccolo qua. Primitive, penso che vada bene. Questo la buttiamo qui. Selliamolo. Io sanguinati, ma non mi interessa. Sì. Che mamma io, ma io. Sali? Non sale. Aspetta, vieni qua nel mezzo. Una madosta. Che figata. Posso mettere la luce? Sì, ma non serve a niente. Cioè no, vabbè. Sono sopra una montagna. Cioè. Vado a lavori. Cioè, è una montagna questo animale qua, non è un... Vabbè, io penso che dopo di lui ho vinto praticamente. Madonna che... Lui passa anche attraverso gli alberi, non gliene frega. Quindi sia di bocca che di con le zampe. Sbriciola chiunque questo. Va bene ragazzi, allora a questo punto direi di concludere la live, perché abbiamo fatto il massimo, cioè abbiamo tamato le talpe, che abbiamo visto sono importanti per trovare le gemme sotto il suolo, e abbiamo tamato questa enorme montagna. Oh, ma guardi, a destra a sinistra, deciditi. Abbiamo... timido, non voglio guardare in camera. Abbiamo trovato questa popò di montagne, che penso adesso io non avrò più problemi di ogni sorta, perché insomma credo che non ci sia leopardo, ragno o velociraptor che possa tenere in resta questo bel animalone. Vediamo un po' se velocemente c'è qualcuno a giro. Chiaramente non dobbiamo avere fretta con lui, perché in realtà non va nemmeno così lento. Allora, mi sa che fare con lui, via, boom. Prende. Però non lo attacca nemmeno. Lo prende o non lo prende? Forse andrà più addosso. Bisogna anche capire come funziona.
sto subendo, come gliele sto dando. Sì, ho capito. Non lo so. Sembra che non riesca ad ammazzarlo. Bisogna capire come funziona, perché è importante. Però comunque credo che a questo punto non abbiamo... Cioè la tartaruga... No, vabbè, la tartaruga no, non è un confronto nemmeno paragonabile. Ecco, uno di questi maledetti qua. Ok, 4 colpi più o meno. Devo scendere? Possono scendere? No. Devo scendere. 4 colpi comunque l'ha fatto fuori, che... Ma in realtà non sono così pochi come pensavo. Pensavo lo facesse fuori tipo in un colpo. Però sicuramente avrà 1 miliardo di punti vita, secondo me. Infatti forse lui ha preso un paio di colpi, non l'ha nemmeno sentiti. Quindi poi magari la prossima volta, nella prossima live lo proviamo per bene. E ci tamiamo anche il coccodrillo, quello gigante, che anche lui è bello tosto. Penso che fra tutti e due ci siano due bei combattenti. E penso che siamo a posto con loro, possiamo andare un po' ovunque. Ora non so se... Forse il dragone, il minotauro, c'è da vedere un po' loro, forse quelli sono ancora più forti, però sono già, insomma, avanzati. Quindi ragazzi, io per il momento chiudo la live, vi saluto, vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo di iscrivervi su Twitch se non siete iscritti, e anche su YouTube, perché poi posterò questa live su YouTube, ma comunque ho altri 280-300 gameplay che sono carini da vedere, sempre YouTube è sempre Mighty Mars, e anche Twitch è sempre Mighty Mars. Comunque su YouTube ci sono i link in descrizione, su Twitch no, cercate Mighty Mars. A parte che vabbè, ci sono i video postati, quindi insomma dei video postati sono i video su YouTube, quindi trovate subito il canale. E niente, io sono contento di aver preso questa montagna. Questo che vuole? Hai dei problemi? Hai dei problemi? Ma quello per te di no, eh? No. Vuole farmi la pipì sulla zampa. Va bene ragazzi, comunque io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo domani alle 5. Ah, anzi, alle 6, scusate, alle 6. Cambiato orario. Ciao a tutti!